Insomma, ci hanno stimolato con gli stimoli fiscali, ce l'hanno accomodata con la politica accomodante. Però la regola è quella, adesso si passa alla cassa. È il tempo di pagare il conto e sinceramente io non vorrei essere nei panni di un imprenditore, non lo so, del settore delle costruzioni che si trova a dover fare un'offerta, no? Per prendere un appalto e andare a stimare quello che è il prezzo, no? A cui che vuole offrire per prendere quell'appalto, perché non saprà quale sarà il prezzo dell'alluminio fra 18 mesi, perché poi questo è nel concreto il riassunto, no? Di quello che ci raccontiamo all'interno di questo canale, cioè sta aumentando il prezzo dell'alluminio, non si trovano materie prime, sono in ritardo le consegne, ci sono problemi di approvvigionamento, ma tutto ciò, aumento delle materie prime, problemi di approvvigionamento, si ripercuote nella economia reale di tutti i giorni, ragazzi, e questo a dircelo è proprio la Fed. In buona sostanza, settimana scorsa, giusto per darvi due aggiornamenti molto veloci, la Banca Centrale Americana ha colto gli investitori di sorpresa. La Banca Centrale Americana, la Fed, che è da mesi che ci dice, ragazzi, tutto sotto controllo, l'inflazione è transitoria, non ci sono problemi, e se ve lo diciamo noi, non ci sono problemi, non ce ne sono, adesso ha corretto il tiro, ha iniziato a dire, stiamo tenendo la situazione sotto controllo, se ci sarà un exploit, no, dell'aumento dei prezzi, interverremo e potremmo intervenire prima del previsto. Considerate che il previsto era 2023 ad oggi, adesso si parla la metà del 2022, però chissà. Chissà perché? Perché la situazione sta sfuggendo di mano e lo ricollego ad un video che vi ho fatto settimana scorsa rispetto a quelli che tecnicamente Powell cita come ostacoli all'offerta, no? Ostacoli all'offerta sembra una cosa complessa da capire, cosa vuol dire ostacoli all'offerta? Ci sono problemi di approvvigionamento, ci sono materie prime che non stanno riuscendo ad arrivare, non riescono a viaggiare, ci sono container completamente bloccati, è un problema enorme. Nel video che ho intitolato Crollo in arrivo dell'economia mondiale dei mercati, crollo imminente, che non voleva dire che avviene domani mattina, ragazzi, che potrebbe avvenire sicuramente non fra 3 anni, 4 anni, ma potrebbe avvenire nell'autunno, nell'inverno, dopo l'estate, insomma, vediamo, perché io non ho la sfera di cristallo e i dati che vi ho riportato, posso semplicemente riportarvi i dati che appunto vi ho fatto vedere in quel video. Se sei interessato, lo cerchi all'interno del canale e lo trovi. Anzi, secondo me dovresti per forza vedere quel video. Comunque, su quel tema faremo degli aggiornamenti. Ebbene, Powell ha detto: siamo preoccupati dagli ostacoli all'offerta che rischiano di far esplodere al rialzo l'inflazione. Gli ostacoli, ripeto, all'offerta sono il problema di approvvigionamento. E se questi problemi di approvvigionamento continueranno in associati ad una politica accomodante fatta di stimoli fiscali, fatta di bassi tassi di interesse, è evidente che il problema dilagherà, no? Dell'inflazione aumenterà nei prossimi mesi. Ci troviamo all'interno di un mix potenzialmente esplosivo. Ora la Fed è rimasta sorpresa non solo da questi motivi che ti ho appena accennato, ma è rimasta sorpresa soprattutto dal fatto che dice: ma come? Abbiamo pompato così tanto, drenato così tanto denaro, abbiamo abbassato i tassi di interesse, però l'occupazione, i dati relativi all'occupazione non sono quelli che ci aspettavamo. Cioè, sta migliorando l'occupazione negli Stati Uniti d'America, ma non tanto quanto si aspettavano gli analisti e la stessa Banca Centrale Americana. Le stesse considerazioni ritornano qui in Europa. Niente di più, niente di meno. L'Europa si sa, no? Cioè, insomma, non dico, non scopro la borsa dell'acqua calda se affermo che l'Europa è una succursale degli Stati Uniti d'America. Insomma, gli americani sono preoccupati, è come dargli torto. Perché? Perché il sistema si sta incartando, cioè questi non sanno più che cosa fare. Perché se aumentano i tassi, diminuisce la crescita, no? Se già non riescono in questo momento a aumentare il livello di occupati con i tassi così bassi e una politica accomodante, come dicono loro, figurati se aumentano i tassi o cambiano le condizioni che diventano più restrittive. Allo stesso tempo, se tengono bassi i tassi, aumenta l'inflazione, aumenta il livello dei prezzi. Poi hanno un problema, insomma, di obbligazioni, debito pubblico, di tassi di interesse, di come è messo il dollaro, perché il dollaro, insomma, adesso sta aumentando il suo valore leggermente nei grafici delle ultime settimane, ma è messo come è messo. E la cosa bella in tutto questo scenario è che molti credono che gli economisti e o i banchieri, no, del vecchio mondo, perché stiamo entrando in un nuovo mondo,
questi economisti abbiano le soluzioni, che è un po' come credere a Gigi Di Maio e ai 5 Stelle che dicono che con il reddito di cittadinanza hanno annullato la povertà. A proposito, domani pubblicherò un video, spero, insomma, qui facciamo un'analisi, domani pubblicherò un video per darvi il mio punto di vista. Come affrontiamo questa situazione di inflazione? Qual è il modo migliore? Investire, non investire, in cosa investire? Perché tenere i soldi in banca in questo momento, insomma, non ha senso, no? Cioè, in questo momento li lascio lì, prendo 100.000 euro, li lascio lì, prendo 50.000 euro, 1 milione di euro, quello che è, li lascio lì, fra X anni valgono la metà, se va bene. E quindi domani cercherò, insomma, di darvi i miei spunti, no? Di riflessioni, niente bacchette magiche, condividerò con voi all'interno di questo canale questo tipo di soluzioni, faremo un po' il punto della situazione, poi ci andremo magari a concentrare nello specifico nei prossimi mesi, però faremo un quadro generale della situazione. Considera che anche un aumento dei tassi cosa comporta? Comporta che le aziende che prendono soldi a prestito e comprano le azioni sui mercati finanziari e fanno il classico giochettino, no? Di finanziare le proprie aziende, comprare azioni a debito, potrebbero essere portate a fare meno questo gioco. E quindi questo potrebbe avere delle ripercussioni anche sui mercati finanziari. Un'inflazione più alta ovviamente comporta l'impossibilità di programmare nel lungo periodo per molte imprese investimenti. Insomma, l'America e a breve anche l'Europa si trova di fronte a un vicolo cieco, credetemi, cioè, anche se loro non lo ammetteranno mai, questo ormai mi pare evidente. Come si muovono? Muovono, il rischio è che la prendano in quel posto, in realtà il rischio è che la prendiamo noi in quel posto. E a furia di metterla in quel posto, poi potrebbe arrivare la dura legge del karma, che potrebbe fare vittime. Come vi ho già spiegato all'interno di questo canale, chi ha il potere? I banchieri, no? Le banche centrali, gli economisti, è difficile che paghino questi tipi di crisi. Le vittime sono nella popolazione, nelle persone inconsapevoli di ciò che sta avvenendo e ciò che ci aspetta nei prossimi anni. Fatto sta che il futuro dell'Occidente è tutt'altro che roseo. Il mantra del momento sono stimoli fiscali e politiche accomodanti. Vi ho già spiegato più volte. Anzi, anche questo video ve lo spiega dove ce la vogliono accomodare. L'unica considerazione aggiuntiva che voglio fare all'interno di questo video è non fatevi illudere, no? Perché questi signori sono, cioè, dei geni della contraffazione, li ho definiti io, dei maestri della menzogna, no? Cercano di plasmare le informazioni, plasmare le convinzioni e illudono le persone su delle soluzioni. Persone che hanno altri cazzi per la testa e altre cose a cui pensare si affidano con totale fiducia nelle mani di economisti, banchieri, governanti, politici. Di norma questi qui ti propongono sempre soluzioni, cioè loro hanno la soluzione a tutto, abbattono il virus, hanno tutti i tipi di soluzioni, ma la cosa meravigliosa è che quando poi vedono che le loro soluzioni non funzionano, la colpa è tua. Se le soluzioni che loro erano convinti avrebbero risolto un determinato problema non funzionano, la colpa è tua. Aumenta l'indebitamento, la colpa è nostra. Aumenta la disoccupazione, la colpa è nostra. C'è un crollo dei mercati, il crollo dell'economia, il virus, il vaccino funziona, non funziona, la colpa è tua. C'è un'inflazione fuori controllo, la colpa è dei mercati. Non lo potevamo sapere, non era prevedibile. Ebbene, insomma, non facciamoci illudere da questa gente. Già è tanto che dalle parti della Federal Reserve, insomma, dalle parti dei vari banchieri, economisti, beh, hanno capito che questa inflazione, all'interno di questo canale parliamo da un anno, ok, da quando hanno iniziato a stampare soldi a go-go, hanno capito, beh, dice qua l'inflazione, puoi vedere che non è poi così tanto transitoria, anzi potrebbe scatenare un disastro? Beh, già il fatto che ci siano arrivati ci fa piacere.